Oggi chiediamo allo Spirito Santo il dono di saper pregare. Dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 26, il versetto 41. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Spirito di pietà, Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di pregare, poiché sapeva ciò che sarebbe a loro accaduto. Perciò li invitava a arricchirsi con la tua potenza per mezzo della preghiera. Così avrebbero potuto resistere e rimanere fedeli a Gesù e alla sua chiamata. Invece, poiché si sono appoggiati soltanto sulla fragile forza dello spirito umano, si sono dispersi, non hanno conservato la fede e la speranza e hanno dimenticato tutte le parole che Gesù aveva loro insegnato. Spirito di pietà, vieni anche oggi dentro di me, deposita nel mio cuore il gusto della preghiera, che si rinnova di continuo. Concedimi la grazia di scoprire l'ineffabile gioia di rimanere alla tua presenza. Sono consapevole che anche oggi subirò diversi tipi di tentazione, ma ugualmente credo che, se mi appello al tuo aiuto, ne uscirò più che vincente. Anzi, le stesse tentazioni superate diventeranno per la mia vita un motivo di crescita e di benedizione. Spirito Santo, oggi mi appresto a camminare al tuo fianco, senza paura e nella convinzione che tu farai cose grandi.